Uova ripiene. Gli ingredienti sono 6 uova, le faremo sode, 4 cucchiai di tonno, 2 filetti d'acciuga e un cucchiaio di capperi sotto sale. Le sciacqueremo bene dal loro sale. Un cucchiaio di maionese. E per decorare le uova alla fine userò una carota e un po' di prezzemolo. Nell'acqua ho messo un cucchiaio di aceto. E appena l'acqua inizia a bollire, metto delicatamente le uova e le lascio cuocere in ebollizione per 8 minuti. Dopo gli 8 minuti le passiamo in acqua fredda, così stoppiamo la cottura e possiamo levare il guscio più facilmente. Iniziamo a mettere gli ingredienti in un frullatore. Oppure se ci piace sentire i pezzetti possiamo anche sminuzzare tutto con una forchetta. Se non vi piace la maionese o ritenete che sia poi dopo il tutto troppo grasso, possiamo aggiungere anche un po' di succo di limone oppure 2 cucchiaini di aceto di mele. Come variante per dare più corposità al ripieno possiamo aggiungere una patata lessa. Tagliamo le uova delicatamente perché dobbiamo conservare bene la parte bianca perché farà da contenitore al ripieno. Per avere un ripieno carino, tipo riccio, dobbiamo usare un sac à poche. Se cuocerete l'uovo per 8 minuti in acqua bollente, avrete questo bel colore giallo, senza quei colori strani che a volte vengono, quel grigio verdognolo. Quando l'uovo viene così, vuol dire che la cottura è stata troppo prolungata. Del rosso. L'ho messo dentro, vedi, le ho tutte svuotate, ho messo dentro col tonno, capperi e 2 acciughine, un po' di maionese. Una patata lessa, ma non ce l'ho.